Gli studenti dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio questa mattina hanno partecipato ad una lezione speciale tenuta dal professore Isaia Sales. Isaia Sales è professore di storia delle mafie all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, autore del libro Storia dell'Italia Mafiosa pubblicato da Rubbettino e anche sottosegretario al Ministero del Tesoro nel primo governo Prodi. Ad organizzare questa lezione speciale il Rotary Club Sala Consigli a Vallo di Diano, presieduto da Pasquale Gentile, presente al tavolo dei relatori insieme al dottore Aldo Rescinito, past president del Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano, e al padrone di casa, il preside Cono Alberto Rossi. Le mafie sono sempre state legate alle classi dirigenti, contrariamente a quello che si può immaginare. Sono criminalità che viene dal popolo, ma criminalità che ha relazioni con le classi dirigenti. Questo aspetto si è sempre mantenuto in 200 anni, anzi si può dire che senza relazioni con le classi dirigenti le mafie non sarebbero sopravvissute. Quello che è cambiato in 200 anni è il peso maggiore che oggi ha l'economia per quanto riguarda le mafie. Oggi hanno un'accumulazione di ricchezza impressionante che non hanno mai avuto nella storia precedente ed è in gran parte dato dal controllo del traffico di droga. E le relazioni col mondo politico si sono modificate ma non sono cambiate. Quello che è cambiato è la cultura popolare, cioè le mafie hanno meno consenso culturale di quanto avessero 100 anni fa o 150 anni fa, per cui se dovessi in sintesi dire che cosa è cambiato il consenso culturale, non sono cambiate le relazioni politiche, si è intensificato il rapporto con l'imprenditoria e con l'economia. Diciamo che sono i ragazzi che ci danno una grande occasione e ringrazio il preside, il professor Cono Alberto Rossi, di averci dato questa opportunità. In realtà noi come Rotary di Sala Consilina abbiamo deciso quest'anno di aprire un percorso sul territorio e quindi nelle scuole superiori e parlare ai giovani, discutere con i giovani di meritocrazia e legalità. E nell'ambito di questo progetto che ci vede impegnati per lo sviluppo del territorio della nostra comunità, ci ha dato la sua disponibilità il professor Sales, uno dei massimi esponenti, dei più grandi studiosi del fenomeno mafioso non solo nel sud Italia ma possiamo dire in tutto il nostro paese. Parla delle mafie, dell'andrangheta, della camorra, tratterà 200 anni di storia perché veramente purtroppo ormai queste associazioni fanno parte tristemente della nostra cultura e si insidiano dappertutto, per cui a me è piaciuto anche tantissimo la copertina, che è un po' l'anima, ogni copertina di solito è l'anima dei libri, e la copertina dello scrittore Isaia Sales, c'è un gatto che guarda con molta curiosità una pistola. È proverbiale la curiosità dei gatti e anche c'è da dire che il gatto, oltre alla curiosità, va a fondo nella propria curiosità, quindi è molto bella. È una grande occasione per questi ragazzi dell'Istituto Sacco, ma è anche intenzione in un progetto del Rotary far sì che questa occasione possa essere così protratta e portata avanti anche in altri istituti del comprensorio, perché a mio giudizio il personaggio, il professor Isaia Sales, che tanto si è interessato con i suoi scritti di mafia, camorra, politica eccetera eccetera, è l'elemento, l'individuo adatto per far capire ai giovani che oggi il merito, la trasparenza, l'impegno nella scuola e poi nella vita successivamente quando si avveranno nel mondo del lavoro è una costante da cui non si può derogare, ma è una costante che non deve fare strade a zig zag, è una costante che deve seguire semplicemente questi principi, questi criteri, e non come purtroppo, ahimè, avviene soprattutto nell'area del Mezzogiorno d'Italia,
ma devo dire anche in altri, probabilmente in altri posti, sperare sempre nella segnalazione, nella raccomandazione, nella conoscenza del politico di turno, per avere una mano per entrare nel mondo poi di quella che sarà l'attività futura.